Per noi la musica non ha frontiere. Non importa cosa suoni, funky o metal, jazz o trash, classica o fusion. Noi crediamo nella musica come mezzo di comunicazione. Se anche voi condividete il nostro pensiero, allora siete nella dimensione giusta. Benvenuti alla Sony Music Sale Prova, un centro musicale con 3 sale prova ben attrezzate e arredate e uno studio di registrazione. Siamo nel cuore di Milano, a pochi passi da Porta Romana, proprio dietro al Tribunale. Da noi, alla Sony Music, ci venite per suonare la vostra musica, ma anche per registrare i vostri pezzi. Oppure, spesso, capita che veniamo noi ai vostri concerti con il nostro service. Il nostro è un ambiente accogliente. Sergio e Rita sono sempre a vostra disposizione per permettervi di sentirvi a casa in qualsiasi momento. Dopo aver suonato, solitamente, ci si ferma a fare 4 chiacchiere sul divano. I gruppi che frequentano la Sony Music sono veramente tanti e noi abbiamo pensato a dare ad alcuni di loro un'opportunità per promuoversi a costo zero. Abbiamo lavorato ad un progetto unico in Italia, realizzando un CD dal titolo Emergenti in prima linea, che vede coinvolti 13 gruppi emergenti prodotto da Sony Music. Sony Music crede che la musica deve continuare proprio grazie agli emergenti e da qui è nata l'idea di realizzare la compilation Emergenti in prima linea. Noi siamo i Franco, meglio, 2/4 dei Franco. Io ti sto aspettando, io ti sto pensando. So dove passi in bici, io mi sto impazzendo da che sei sparito. Facciamo un rock molto tamarro. Abbastanza tamarro, devo dire, abbastanza tamarro. Abbiamo detto, ma cos'è la cosa più facile che si può fare inizialmente? Usando 3 accordi. Suoniamo da 8 mesi insieme. Non lo sai. Ma abbiamo anche il nostro avvocato, lui è avvocato. Avvocato delle cause perse. Finché non spacchiamo con questo pezzo delicatissimo. Va bene, allora, hai mille modi di essere contattato dalla tua tipa o da quella che vorresti essere. Quella che era anche. Che non sta con me, tra l'altro. No. Però non te l'avevo detto, no. Vabbè, vai avanti. Ne parliamo. Abbiamo tipo Facebook, il cellulare, Twitter, mille modi di non essere cagato. Quindi abbiamo questo pezzo che racconta delle vicissitudini di una persona non cagata, che vorrebbe essere tale, cagata, e quindi cerca in tutti i modi di raggiungere questo scopo. Lo scopo ultimo. Chiamami. Essere chiamata. Ne vado a bere subito un'altra. Finisci da subito. Ciao, siamo i Mayfever. Siamo un gruppo di Milano, di studenti, musicisti, eclettici, scrittori. Pazzi scrittori. Pazzi. Qualcuno dice che facciamo rock, no, pezzi scritti in italiano principalmente, però non siamo molto d'accordo, diciamo che facciamo musica. Ci proviamo. Almeno ci proviamo. Siamo in una compilation. Del mio coro mostra una realtà ormai stretta. E poi ci avvicina comunque a qualcosa che è un progetto alla fine ben avviato, quindi è un modo per crescere anche. Calpesta una città completamente dimenticata. È stato piacevole, divertente e soddisfacente perché abbiamo avuto una certa libertà nel poter lavorare sul brano un po' come l'avevamo in mente.
quando ti scorderà, o il mondo si perderà. Noi siamo i Smoke and Ash, facciamo musica sul rock, romantic rock. La canzone l'ha scritta Matteo Cammarata, che è lui, e parla di una delusione d'amore. Sì. E poi continuo pure tu. E niente, appunto, questa delusione parla un po' della reazione che si hanno da queste delusioni, gli stati d'animo e tutto quanto. And you still don't talk to me. Iniziativa anche per noi è stata una grande opportunità per iniziare, per avere un punto di inizio e per farci anche conoscere e scrivere anche della musica. Ciao a tutti, sono Nicola Pietrantoni, bassista dei White Collar Crimes, un gruppo di quattro avvocati. Oltre a me c'è Massimiliano Diodà, che è il chitarrista, Josef Brigandì, che è il chitarrista ed anche la voce, Alessandro Palazzo, che è il batterista. Questo progetto è nato, questa idea di fare una canzone nostra è nato qualche mese fa. Noi suoniamo insieme da circa 2 anni e condividiamo la passione per la musica, in particolare del rock classico, anche se questa canzone, che si chiama Quasi Sera, che presenteremo poi sabato 20 novembre a San Vittore, non al carcere, anche se siamo avvocati, ma al locale San Vittore, è una canzone più pop, genere italiano. Chi la presento io? Beh, lei è la... Io sono la groupies numero uno del gruppo. La groupies numero uno è la mia ragazza e poi viene molto spesso a sentire le nostre canzoni, quindi è una che ci conosce bene. Questa sicuramente è un'iniziativa fantastica, positiva, l'idea di buttare sul palco degli emergenti, come dice giustamente il titolo, Emergenti in prima linea, mi sembra una scelta coraggiosa ma sicuramente positiva. Quasi sera, sotto i lampi si spaventa, sera uguale a me, stancamente s'addormenta, sembra sola. Noi siamo un trio. Anche, ma anche no. Un po' di tutto riarrangiato in chiave acustica. La compilation per noi è stata importantissima perché ci ha spinto a scrivere la nostra prima canzone insieme, perché avevano già scritto delle canzoni Fabio e Diego insieme, individualmente, ma questa è la prima canzone che abbiamo scritto noi tre proprio appositamente per la compilation. Il nostro gruppo, 1800, sì, no, anche prima, ci siamo presentati prima. Di modo che il nostro gruppo si chiama Blues Keeper. Io mi guardo nello specchio. Facciamo cover e in più facciamo anche pezzi nostri,
che presenteremo appunto a Emergenti in prima linea. Il titolo sarà Un tipo ok. Lascio voi immaginare chi sarà il tipo ok. Nel locale più alla moda. Io! Come tu? Come tu? Ma lo dice anche la canzone. Ma l'avete visto? Quindi mi guardo allo specchio e sono un tipo ok. Io trovo un'iniziativa stupenda di Sergio e Rita. Mi diverto anche io a registrare, so la fatica e il tempo che ci vuole. Darei un grazie di cuore per questa opportunità. Billy Priest and the Revelation Band, con il loro pezzo Jazz, c'è acqua dappertutto.